Dopo un intero anno di lavoro sono in molti quelli che attendono con ansia quella, o per chi è più fortunato, quelle settimane di ferie per fare le valigie e andare altrove. C'è chi ha prenotato le vacanze estive con largo anticipo, chi attende l'offerta dell'ultimo momento, ma anche chi deve rivedere i propri piani perché non trova posto o non riesce a rientrare nel budget previsto, oppure chi opta semplicemente per qualche giorno di relax in casa o escursioni in giornata, spesso anche per motivi economici. Dopo anni di restrizioni, la voglia di partire e conoscere posti nuovi ha portato in Issenia a scegliere diverse mete per le vacanze del 2022, non soltanto quelle più vicine. Ragazzi vogliono andare all'estero, quindi le isole greche, le Baleari, la Spagna continentale, Malta. C'è qualche destinazione che purtroppo quest'anno manca perché molte compagnie aeree hanno ridotto le rotte, tipo la Croazia o anche le Baleari stesse, abbiamo soltanto un paio di voli la settimana. Però per fortuna ci sono altre destinazioni che sono state aperte quest'anno. Sicilia va fortissimo, anzi già abbiamo molte strutture che per il periodo, soprattutto gennaio di agosto, sono piene. E dopo sempre Calabria, la Sardegna, la Puglia, diciamo un po' tutta l'Italia meridionale c'è una forte richiesta. Noi andremo qualche settimana così al mare, dove abbiamo una casetta, e allora staremo qualche settimana lì, niente di particolare o di importante, anche da prima delle crisi, delle varie guerre, delle varie Covid. Io preferisco sempre in Italia. Andrò in Spagna quest'estate. Devo dire che della mia terra ho già visto molto e quindi mi piace, come dire, guardarmi anche un po' intorno. Hai preferito prenotare con largo anticipo o è qualcosa all'ultimo Sì, momento? necessariamente con largo anticipo, per una questione di costi, perché i voli per adesso sono stellari. Riprendono anche i viaggi di nozze. Ma i viaggi di nozze si è ricominciato a viaggiare, per fortuna, anche fuori dall'Europa, destinazioni lungo raggio, Stati Uniti, Caraibi, Oriente, quindi Thailandia. Purtroppo si è iniziato tardi perché comunque i confini sono stati sbloccati verso marzo, maggio. I viaggi nozze solitamente vengono programmati con un largo anticipo, quindi la disponibilità è limitata, cioè, soprattutto dei voli aerei, crea un po' di disagi, però si è ricominciato per fortuna.